Vincere per scappare a più 10 sulla Juve e mettere pressione all'Inter è la missione del Milan sul campo dello Spezia, che in casa ha raccolto solo 4 punti da inizio anno. È pronto Bastoni con il sinistro a uscire. Colpo di testa fuori, poi Saponara in allungo! E con un autentico miracolo Donnarumma mette in calcio d'angolo. Çalhanoğlu, palla alzata, colpo di testa da parte di Hernandez, che ha tentato di andare sull'angolino lontano. E pallone che è terminato sul fondo. Occhio al cross dentro con il colpo di testa da parte di Romagnoli, che si addormenta sul fondo di pochissimo. Qui aveva tagliato molto bene sul primo palo. Occhio alla ripartenza dello Spezia. Cambio ottimo per Agudelo, che rischia di scivolare, ma aveva stoppato benissimo la palla. Occhio ad Esteves, Agudelo lo serve, Esteves voleva incrociare. Romagnoli fa un grandissimo intervento difensivo. Ghiasi, Vignali, bello il tocco di ritorno ancora per Ghiasi, che se la sposta sul mancino. Ribattuta la conclusione, Agudelo ribattuto anche lui. Occhio perché arriva Bastoni che prova a incrociare. Kier ci mette il gambone ed evita Guai Maggiori. Palla in out. Agudelo, altro break, pallone verso Ghiasi contro Romagnoli, aspetta il tocco di ritorno Agudelo, poi Ricci si infila, il tocco per l'appoggio comodo di Maggiore e lo Spezia in vantaggio all'undicesimo della ripresa con un'azione da capogiro tutta di prima da parte della squadra d'Italiano, vantaggio meritato al picco per i Liguri. Eccolo dove è nato tutto, dalla giocata di Agudelo. Ghiasi, palla di ritorno, quindi il tocco per Ricci che si infila, alla fine l'assist glielo fa Romagnoli, ma comunque sia, aveva fatto tutto in maniera perfetta la squadra di Italiano. Può andare Esteves per il sinistro! Magico, meraviglioso, in buca d'angolo da parte di Simone Bastoni. È raddoppio Spezia, è delirio per la squadra di Italiano. Colpo da KO per il Milan. 2-0. Golasso per Simone Bastoni, il primo in campionato, il primo in carriera in Serie A. Castillejo, palla verso Mandžukić che la schiaccia sull'esterno rete. A Campora, controllo e sinistro che si va a stampare sulla traversa, sull'incrocio dei pali, comunque la conclusione clamorosa. Finisce qui, il Milan inciampa al picco contro uno Spezia da sogno e tiene accesa la corsa a scudetto per i Liguri. Una serata indimenticabile